Bene, volevo appunto dirvi che sono molto contenta di vedere per tante persone autorevoli qui con noi e ringrazio il dottor Costabile per aver organizzato questo evento che da quando ce l'ha proposto è risultato proprio nelle corde di questo dipartimento. Quindi non soltanto ci fa piacere fornire questa nostra piccola aula magna, ma soprattutto essere presenti, e vedrete che alcuni nostri docenti sono coinvolti nel corso dell'evento. Perché è così nelle nostre corde? Questo dipartimento è un dipartimento di eccellenza proprio sul tema della cyber security. Noi abbiamo creato molti anni fa, ormai era intorno al 2010 mi sembra, il primo centro interdipartimentale di cyber security tra le università, nelle università italiane. All'epoca era veramente qualcosa, un unicum, anche perché neanche a noi era proprio chiarissimo quali fossero i vari aspetti della cyber security, però già lì c'era l'intuizione che la cyber security non è soltanto qualcosa di tecnico e tecnologico, ma ha tantissimi altri aspetti molto importanti che poi si sono sviluppati con l'avanzare della società digitale, della rivoluzione digitale, per cui è una disciplina sicuramente multidisciplinare, con competenze fondamentali di vari settori. Certo, quello dell'ingegneria informatica, ma anche, da non dimenticare, quello giuridico, quello economico, quello sociale, quello etico. Cioè, la situazione è ormai molto diversa dai primi tempi che io ricordo, in cui si parlava solo degli attacchi ai server o cose di questo genere. E non possiamo dimenticare l'aspetto psicologico e la necessità di dare consapevolezza a tutti gli utenti. Perché? Beh, perché se voi vi guardate, come sicuramente fate, qualche recente studio su da dove vengono gli attacchi, beh, gli attacchi vengono soprattutto, in oltre l'80%, dal phishing o altre modalità che vengono fatte nei confronti delle persone. Allora, con i sistemi di analisi dati, tutto il fatto che noi siamo tutti iperpresenti sulla rete, sulle piattaforme, alle volte non lo sappiamo neanche, non ce ne accorgiamo, gli attacchi non sono più rispetto alle persone banali con la mail scritta in un italiano stentato. Ecco, quelli appartengono a un'altra era, l'era in cui si pensava solo alla tecnologia. Ora sono molto mirati sulla singola persona, tanto da convincere CEO di importanti aziende a versare $1 milione su un conto fake, che insomma, diciamo, bel risultato per l'attaccante, direi. E così via, cioè tutti noi possiamo essere presi di mira, e è fondamentale aumentare la consapevolezza, appunto, non soltanto tecnologica, ma di cosa significa vivere e operare nella società digitale. Tornando alla parte più tecnica, ma dicevo non soltanto, questo dipartimento appunto ha questa lunga tradizione nello studio del settore, e noi offriamo anche dei corsi di studio e poi una preparazione di livello superiore, cioè un dottorato, specifici sulla cyber security. Quindi abbiamo una laurea magistrale in cyber security fatta insieme al Dipartimento di Informatica e recentemente, da un paio d'anni, un corso di dottorato in cyber security che eroghiamo con una partecipazione della LUIS, proprio per, diciamo, rimarcare questo discorso della necessità della formazione multidisciplinare.
E oltre a questo abbiamo una squadra che viene di volta in volta selezionata sia tra i nostri studenti e le nostre purtroppo poche studentesse. Non aprirò questo capitolo delle poche donne alla cyber, altrimenti sto qui tutta la mattina, ma vi voglio dire che sui corsi in particolare di cyber le ragazze sono meno del 10%. E questo è un problema per tutti, non solo per le ragazze. E quindi organizzazioni come la vostra mi aspetto che facciano anche delle campagne su questo per aumentare, superare il cosiddetto gender gap. In ogni caso noi selezioniamo delle squadre sia fatte dai nostri studenti che di liceali per partecipare a questa competizione che si chiama Cyber Challenge e che è stata inventata anch'essa nel nostro dipartimento, in particolare quando c'era il professor Baldoni, che forse molti di voi conoscono, che purtroppo ha lasciato l'università per andare a, come si suol dire, servire lo Stato, malgrado noi avessimo tentato in ogni modo di trattenerlo. Ma forse potrà, diciamo, parzialmente rientrare con un titolo almeno onorifico. Sono contenta di ricordare che questo dipartimento, la squadra di questo dipartimento, ha vinto la Cyber Challenge nazionale nel 2023, quindi l'ultima competizione. È una iniziativa molto importante perché appunto si svolge in tutta Italia, ci sono squadre di tutta Italia, ma è importante perché vengono avvicinati i giovani, e dicevo le pochissime giovani, alle tematiche, dato che, e con questo diciamo chiudo, il settore della cyber, come molti settori dell'ICT, ma posso dire che quello della cyber e dell'intelligenza artificiale forse sono in questo momento quelli più visibili, ha un problema enorme non solo in Italia ma diciamo nel tutto cosiddetto mondo industrializzato, di trovare persone competenti, cioè persone che possano occupare le posizioni offerte. Quindi noi e i nostri studenti e le nostre studentesse non hanno il problema della disoccupazione ma dell'eccesso di offerta di occupazione, quindi un ampio ventaglio di scelte. Allora, per avere figure formate è necessario attrarre allo studio di discipline sia specifiche dell'information communication technology sia anche di altre discipline in cui però ci sia una componente digitale, più persone. Purtroppo diciamo questo non sta ancora accadendo in maniera adeguata, infatti c'è la previsione che nel 2030 appunto nel cosiddetto mondo industrializzato ci saranno almeno 80 milioni di posti di lavoro scoperti. Quindi diciamo per quelli di voi che hanno figli e figli in età di intraprendere lo studio universitario, suggerisco caldamente, certo se uno ha una passione, cioè io la mia passione è stata sempre studiare magari, che ne so, le epigrafi latine, se qualcuno, io incontro uno studente e mi dice questo, dico segui la tua passione, ma dato che la maggioranza la passione non ce l'ha, se non altro questo è una preparazione che consente non solo di trovare ottimi lavori, trovarli immediatamente, poter scegliere, ma anche costruire il mondo futuro, che è quello in cui vivranno le prossime generazioni, che è sicuramente il mondo della società digitale. Grazie.